siamo a Torino per BioSpring 2014, la più importante fiera in del vecchio continente che riguarda appunto le biotecnologie, che quest'anno fa tappa per l'appunto a Torino. È l'occasione per conoscere tante piccole realtà molto interessanti di cui spesso, a meno che non si sia un super addetto ai lavori, non si conoscono. Una di queste realtà è G-Pharm, una società molto interessante con una storia anche particolare che ci facciamo raccontare dal direttore commerciale, il dottor Andrea Confetti. Allora, dottor Confetti, come nasce G-Pharm? Buongiorno, G-Pharm nasce dalla storia della divisione radiofarmaci di Sorin Biomedica e dopo essere passato di mano attraverso diverse proprietà, nel 2003 tre imprenditori hanno deciso per un'operazione di management buyout e hanno iniziato questa sfida che ci ha portato in questi 11 anni a crescere dal nucleo iniziale di 17 persone ai 45 dipendenti attuali. Cosa fate esattamente? Facciamo produzione di farmaci, prodotti finiti, sterili, liofilizzati o liquidi di piccolo volume, e lo facciamo per conto terzi e anche per la nostra casa madre che è Advanced Accelerator Applications. Ecco, che forse è il cuore delle vostre attività, no? La parte radiofarmaci, però voi non producete esattamente i radiofarmaci, cosa fate invece? Dunque, nel 2003 abbiamo abbandonato la produzione di prodotti radioattivi, ma abbiamo mantenuto l'autorizzazione ad analizzarli, quindi offriamo tutte le attività di supporto alla medicina nucleare in termini di analitica e produzione di flaconi sterili. Viceversa, abbiamo iniziato a diversificare nel farmaceutico tradizionale perché i nostri impianti hanno tutte le caratteristiche e le autorizzazioni per produrre il farmaco tradizionale. Ci collochiamo nella fascia piccola di volumi, mentre nella medicina nucleare centriamo perfettamente i volumi attesi. I radiofarmaci sono dei farmaci, ma dei farmaci molto particolari che spesso nel giro di poche ore perdono, diciamo così, la loro attività. Come fate voi a gestire appunto il controllo di questi radiofarmaci, di questa produzione sparsa in giro per l'Italia e in giro per l'Europa? Dunque, la nostra casa madre ha conquistato il territorio sempre più ampio, un territorio sempre più ampio in Europa con acquisizione e costruzione di nuovi siti produttivi. La logistica è fondamentale nel radiofarmaco e noi offriamo alla casa madre ed anche a clienti terzi tutte le attività di supporto, per cui riceviamo i campioni e ne facciamo analisi per quanto riguarda i test di sterilità e di purezza radiochimica. E quindi a questo punto, che ci sia tutta la quantità o ce ne sia solo una parte, conta di meno. Sì, il farmaco va direttamente ai centri di trattamento e in parallelo noi svolgiamo i controlli analitici. È un settore in crescita quello dei radiofarmaci? È un settore in crescita e la nostra casa madre ha deciso di investire in particolare in una tipologia che è quella detta dei teragnostici, cioè molecole che siano in grado allo stesso tempo di diagnosticare e di trattare le forme tumorali. In questo momento c'è uno studio di fase 3 in corso sulla molecola denominata Lutathera. Questo studio si sta svolgendo sia in Europa sia negli Stati Uniti e porterà Advanced Accelerator Applications a giocare un ruolo primario nella medicina nucleare del futuro.